Prepara la base della torta rompendo le uova con lo zucchero. Quando le uova saranno diventate gonfie e spumose, possiamo aggiungere il cioccolato che ho fuso con il burro ed il latte. Questa è una torta super, ma super calorica, però ogni tanto, dai, ci sta di concedersi qualche peccato di gola. Poi aggiungiamo farina e fecola e lievito setacciati. E amalgamiamo per pochi minuti a velocità 1. Dopodiché trasferisci in una tortiera del diametro di 20-22 cm rivestita di carta forno. E cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. Intanto prepara la crema di farcitura montando la panna con il latte condensato. Quando la torta si sarà raffreddata, dividila a metà. Bagna le due basi con del latte e distribuisci la crema. Inizialmente stavo usando la siringa per dolci, poi, siccome mi scocciava a riempirla ogni 2 minuti, ho fatto alla vecchia maniera, andando tipo muratore con lo stucco, e devo dire che mi è venuta ugualmente bene. Copri con l'altro disco e prepara la glassa al cioccolato, sciogliendo quest'ultimo con il latte condensato e la panna, aiutandoti con una spatola, cospargila sulla superficie della delice. Ed ecco il momento catartico della glassatura, non è libidine per gli occhi? Ed adesso ti offro una bella fetta virtuale, vuoi favorire? Fammi sapere nel tuo commento se la ricetta ti è piaciuta e se proverai a rifarla per i tuoi bimbi. E a proposito, questo è il primo video che pubblico sul canale dopo la nascita di mio figlio Riccardo. Sì, sono diventata mamma e ti racconto tutto sul mio secondo canale YouTube, Irex in the Wonderland. T'aspetto!